Oggi vi porto a bordo di Costa Firenze. Bentornati su Crociere Fai da Te. Se volete risparmiare viaggiando in crociera, siete sul canale giusto. Vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per non perdere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni settimana sul mondo delle crociere. Inoltre qua sotto in descrizione trovate il link al sito web Crociere Fai da Te e anche il link al nostro canale Telegram dove andiamo a pubblicare offerte e novità dal mondo delle crociere. Ma ora andiamo a vedere Costa Firenze. Dopo aver visto gli ascensori raggiungiamo finalmente la nostra cabina. Questi sono i corridoi della nave che andiamo a percorrere per raggiungere le nostre cabine. Se avete la possibilità vi consiglio assolutamente una cabina con balcone perché vi permette di godere di una vista come questa. Questa è la cabina con balcone che ci ha accompagnato per la durata della nostra crociera. Appena entrati sulla sinistra vediamo la porta del bagno, sulla destra il mobile, ma poi troviamo un divanetto, il letto e come vediamo la finestra con la porta finestra che ci porta direttamente sul balcone vista mare. Una volta saliti a bordo, sul letto troverete il welcome kit, ovviamente le vostre carte Costa e il giornalino di bordo, in questo caso oggi a bordo, su cui potrete leggere tutte le attività e gli orari degli eventi presenti sulla nave. Vediamo invece quello che sarà il bagno della vostra cabina. Come vedete abbiamo la doccia con il vetro, quindi molto più comoda rispetto alle classiche docce con la tenda, un lavandino abbastanza ampio e poi lo spazio per tutti i prodotti. Per quanto riguarda invece il mobile dei vestiti, è veramente molto capiente in questa cabina. Nella colonna abbiamo anche una cassettiera e una cassaforte di sicurezza, mentre invece all'interno del mobile troviamo accappatoio e ciabatte che potremo utilizzare quando facciamo la doccia. Abbiamo a disposizione anche una piccola scrivania per eventualmente sederci e annotare qualcosa e poi proprio sopra alla scrivania abbiamo lo spazio con tutte le prese di corrente, anche le porte USB che sono presenti anche su un comodino da un lato del letto per andare a ricaricare i nostri dispositivi. Se non siete ancora iscritti al canale di Crociere Fai da Te vi invito a iscrivervi cliccando qua sotto. Se avete delle domande invece su Costa Firenze lasciate pure un commento qua sotto e rispondiamo sempre a tutti. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima navigazione. Ciao da Enrico!